praticato quanto previsto o un po' più del previsto? No, sinceramente massimo quanto previsto. Non tanto nei primi 60 minuti, dopo gli ultimi 30 minuti un po' troppo. Un po' merito loro, qualche piccolo del merito nostro, per il difetto che abbiamo. Primo tempo penso che abbiamo fatto la partita, abbiamo avuto due o tre conclusioni forti, abbiamo parato di Marini, tiro di Bombaglio dopo di testa di Zamarini, gol, 6 calci d'angolo a 0, quindi abbiamo fatto una superiorità, direi abbastanza evidente, nulla di straordinario, però l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato il gol e a quel punto c'era da aspettarsi la reazione dell'altra gara. È normale, è fisiologica, c'è stata, ma prima che arrivassero a crearci qualche situazione di pericolo, abbiamo avuto la grande, grandissima occasione con Cavazzi solo davanti al portiere di raddoppiare. Io penso che la partita stia lì, perché poi l'ultima mezz'ora, con la qualità, i cambi che ha la Ternana, hanno fatto una giocata di qualità, ma di lungo perché ho adagiato, e su quella me la potevo aspettare. Dicevo prima, un minimo di demerito nostro, dentro tante cose positive, perché per la prima volta eravamo in quello che si chiama così, da dover giocare con molti ragazzi che giocano un po' meno. E abbiamo fatto 4 giocatori, 5 in totale, 4 titolari, insomma gente che ha sempre giocato con continuità, ed era la prima volta che avevamo un cambio così di sostanzioso di giocatori. Hanno fatto molto bene, abbiamo questo un po' difettino di abbassarci, di riuscire a gestire un po' la palla, di un difettino, perché l'ultima trasferta a Trieste che abbiamo vinto con pieno merito, poi ha fatto un primo tempo straordinario, veramente dominato, un 2-0 pulito, netto, ci siamo abbassati, sì, tipo stasera, e dopo soffiamo, dopo basta veramente poco, che sia un cross, un rimpallo, tutto per cambiare un andamento di una partita che per 60 minuti non ci aveva fatto soffrire più tanto, insomma, minimo dispensabile penso. Senti, a proposito di Triestina, stavo schiacciando un paio di punti, problema di classifica, ci pensi all'avversario oppure guardi solo avanti? Noi dobbiamo solo guardare ai nostri punti. Io un paio d'anni fa ho vinto un campionato che ero dietro di molto, quindi so i punti bisogna farli, bisogna conquistarli, e quindi finché non abbiamo la matematica è inutile parlare. Io e fortunatamente tutti i miei giocatori siamo consci di questo, non abbiamo mai sottovalutato minimamente una partita. Penso che sia l'applauso più grosso, veramente sincero, a questi miei giocatori, che sono straordinari all'inizio campionato, siamo primi. Penso che alla fine meriteremo di raggiungere, perché siamo sempre stati lì davanti noi. Vogliamo non mollare, siamo nel finale, duro, caldo, difficile, ma guai aver timori. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, fare i nostri punti, lo sappiamo, noi ci mancano 7-8 punti, senza dover fare calcoli più tanto, però sappiamo che è matematica, che te lo dici, tot ne restano, tot hai di vantaggio, quindi devi fare. Poi se la Triestina sarà super brava e noi meno bravi, faremo complimenti, però io sono tranquillo, noi siamo concentrati solo sulla nostra partita, cioè 6 punti non sono pochi. Quando siamo andati a giocare a Trieste, Triestina, Monza, Ternana, avevamo 7 punti di vantaggio, sono diventati 9, poi sono diventati, e oggi sono 6, cioè siamo lì, ha perso 3 partite un punto, faccio il conto, se ne perdo altri 2 punti in 6 partite vuol dire che vinco con 4 punti, sarebbe infelice, però questa matematica non conta, conta su di noi e guardare noi di far bene con una squadra ostica e difficile come loro. All'inizio ogni fisicamente stai bene ancora la squadra? Ma direi di sì, oggi ripeto, Farabocca all'esterno sinistro è la prima partita che gioca, ha giocato altre volte, 2-3 volte 10 minuti di spezzone. Quello che ha sostituito Burai, Damiano, è la seconda che partiva dall'inizio, adesso era anche un po' che non giocava, e quindi devo ringraziare questi ragazzi, sono fatti trovare pronti, non è semplice né mentalmente né fisicamente. Poi oggi quel primo caldo in particolare, per noi il primo caldo, la settimana scorsa era un po' caldino, ma non è più anticipo con il Monza, e sono stato contento un po' della tenuta della loro.